C'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. A risolto giallo! Mi sono mancata, vi sono tanto mancata per niente, vero? Comunque sono Tutte le cose tornata. belle prima o poi finiscono, non è che. Buonasera a tutti da Alessia Sorgato, tornata su questi schermi. E da Niccolò Mazzavillani, che è un po' più depresso questa sera, però vabbè. Andrea, Adesso andiamo la avanti. depressione ti passa perché io sto per presentarti una delle autrici più frizzanti, divertenti e originali della Carrellata 2023. Ecco a voi. Si autopresenti lei. Faccia Laura da sé. Magni. Laura Benvenuta, Magni, benvenuta. che nelle retrovie ha un altro ospite che non vuole mostrarsi, ma che eventualmente potrà fare domande dalle retrovie, noi le veicoleremo all'autrice. Intanto mostraci questa bellissima copertina così Jack Vetriano. Storia swing intorno a Fernandez. Tu sai chi è Romanzo. Fernandez? No, non so chi è. Cioè, ci sono molti Fernandez Davvero? nel panorama sportivo, nel Ah, mondo in quello proprio. sportivo. Aia Laura, su questo noi siamo un po' No, ma non, impreparate, cioè, non che io me ne intenda chissà quanto, però cioè, vero? Io conosco bene un Hernandez. Teo Hernandez Non giocava un... nell'Inter. Io conoscevo so Laura, conosco sei lui. interista, eh? Milanista. Ah, beh, Sorry. benissimo. Vabbè, io sono Juventino. Però in realtà, può testimoniarlo la signora qui vicino, L'ospite l'ospite misterioso. misterioso, io tengo alle due squadre di Milano, sono Ah, un'anomalia. forse l'unica persona in tutto il Mio mondo, padre. quindi la seconda E persona. fanno due, però io vorrei chiederti, poi torniamo nel libro, come fai adesso che splittano lo stadio in due? Vai a Rozzano e vai contemporaneamente a Non San vado allo Donato? stadio, Ah, ok. TV. È anche più comodo, cioè, TV, più al divano. caldo, cioè. Quindi tu Fernandez non sai chi sia, Non so chi sia. ma lo Lo swing sai cosa sia? Chiediamolo swing è un ballo, un tipo di musica. a Laura. Ok. La seconda risposta è esatta. Lo swing è il ritmo base del jazz Ah, ok, e vedi. in particolare è quel ritmo basato su improvvisazioni, rallentamenti, velocizzazioni, sospensioni e riprese impreviste che costruiscono la base del jazz. Posso anticipare una cosa? Tutto quello che vuoi, A autogestisciti. proposito di swing, poiché ho interpellato due musicisti autorevoli per raccontare un pochino anche il mio libro, l'hanno fatto in un fuori onda, diciamo, editoriale che si chiama Extended Book, e uno è Enzo Gentile, critico musicale di Repubblica, l'avrete sentito tante volte, e l'altro è un mio carissimo amico newyorkese, ma che ha diretto per tantissimi anni gli archivi del jazz a New Orleans. E ho Doppia invidia, doppia, esatto. doppia invidia se possibile. Perdonaci Laura, è la nostra pochezza, ma l'Extended Book vuol dire che è un materiale digitale a cui si accede con l'ISBN del tuo libro. Perfetto. Diciamo che è una raccolta di piccoli argomenti laterali che a chi interessa, approfondiscono qualche aspetto legato al libro. Bisogna o inquadrare il QR code o accedere attraverso il link che si trovano sulla quarta di Ce l'ha copertina. detta come l'avrebbe detto il suo amico newyorkese. Sì, esatto. Se invece lo facciamo dire alla New Orleansese, come sarebbe? Beh, fai conto Devi che... dirlo un po' nero. Devi dirlo un po' nero. Beh, fai conto che New Orleans la chiamano i newyorkesi, loro la chiamano, i newyorleanesi la chiamano New Orleans. questo è vero perché I anche know, I've been there. nei film molto spesso c'è È uno dei questa. viaggi più belli del mondo. Tu l'hai fatto, vero? Io so che Ma questa sei stata anche a un autrice. funerale di New Orleans?
fammi pensare, no, il funerale l'ho beccato a Città del Messico, era quello di Gabriel García Márquez. Niente di meno, ero lì per caso, la regia si stupisce, ho scoperto che i funerali in Sud America sono tutti vestiti di bianco. Sì. Ah, beh, sì. Infatti io pensavo di andare, di essere... E tu eri vestita di nero in quel momento. E io ero probabilmente ero vestita di azzurro, tanto per cambiare. Stavo dicendo che io so, qualcuno mi ha detto, un uccellino ha spoilerato, che tu sei una grande viaggiatrice. Sì, tu adesso hai detto sei stata a New Orleans, io ho fatto un bellissimo viaggio musicale partendo da Memphis, la capitale del blues, passando per Nashville, per il country, poi sono andata a New Orleans che già conoscevo, ci sono stata 3 volte e a New Orleans sono stata protagonista di una cosina curiosa. Cioè? Mia figlia e io, che cantiamo divinamente insieme. Sua figlia canta? Mia figlia canta. Quante figlie ha, signora? Una sola. Ah, ok. Scusate, adesso ho chiuso un cerchio. Canta e ogni tanto cantiamo, a volte in macchina, a volte all'aperto. E a New Orleans ci siamo fermati in un gazebo sul fiume e abbiamo cominciato a cantare qualcosa. La gente si è fermata e ci ha lasciato delle monetine. No, bellissimo. È quasi come la banda dell'Ortica, non si fa così una rapina. Circa. Mamma mia. Questa me la rigioco. Questa è una cosa fantastica. Quindi, cioè, avete fatto. È stato un tour musicale nelle grandi capitali americane dei vari generi. L'ho fatto anch'io. Non è la domanda rivolta a te. Non ero con loro, ma l'ho fatto anch'io. Non me lo puoi chiedere a me. No. Sei stata a Graceland anche? Certo, anch'io. Piova, diluviava. Però la tappa più bella è Chattanooga, Tennessee, che forse tu ricorderai perché c'era una vecchia, un tormentone del Teletón. Qual è? E a Chattanooga, del Teletón. Perché qui a Chattanooga, Tennessee, c'è un sol che spacca la pietra. Beh, Chattanooga ha 2 fusi orari. La città è spaccata completamente a metà e in una metà è un'ora e nell'altra metà c'è un'ora di più, un'ora di meno. Quindi quando si danno gli appuntamenti devono sempre calcolare. Che disastro. E allora impariamo in Europa e teniamoci l'ora mediterranea che per noi è bellissima. D'accordo. Come sono d'accordo. Ma torniamo a Fernandez. Esatto, torniamo al libro che adesso su questo punto abbiamo parlato tanto di musica, io sarei anche un po' curioso di sapere... Cioè, di che cosa si parla? Nel libro. Nel libro. Oltre di musica, si parla anche di... Non c'entra niente la musica. Cosa dici? Cosa sto dicendo? Allora, intanto ci sono qua e là dei piccoli agganci a canzoni che amo, a pezzi che amo. Il primo è Tommy Dorsey, che fa da colonna sonora della prima parte. E al di là di questi piccoli suggerimenti inseriti di carattere letterario, c'è nell'extended book appunto una compilation fatta insieme ai miei 2 amici di cui vi parlavo prima, che suggerisce un po' che cos'è lo swing, che è un ritmo che chiede di muoversi, è un ritmo libero, fluido, non devi seguire passi preordinati, devi sentire il corpo che lo segue. Bruce dice, se il tuo corpo, quando senti questa musica, non ha bisogno di muoversi, non è swing. Effettivamente... Oppure il volume troppo basso. Oppure il volume, vabbè, battuta. Guarda che in Messico c'era un locale, anzi era un po' una catena di locali, Signor Frog, sulla cui parete campeggiava una grandissima scritta che diceva: se per te la musica è troppo alta è perché sei troppo vecchio. Però è vero, lo swing viene rappresentato come qualcosa veramente di tanta dinamicità. Cioè, tanto movimento, non si sta mai fermi. Io ballo l'indie hop, che con ammazza, lo swing... è proprio la base dello lula swing. Con lo swing è molto imparentato. Balli lula hop? Compro un conduttore ai saldi del Black Indie Hop. L'indie hop è parente stretto dello swing, parente strettissimo del boogie woogie. Ah, ok. Ma viene prima. Però magari ci fosse la libertà dei passi. I passi lì sono super contingentati. E se ti incasini ti prendi un gomito nell'occhio. Poi ti esibisci?
Va bene, okay. Però non deve esserci Mazzavillani. Parliamo del libro! No, invece, chiamandolo swing nel titolo, alludevo, al di là di questi agganci con la musica reale, parlavo proprio del ritmo, del linguaggio, che è... che cambia, è mutevole, è sinuoso, non segue uno schema e quindi a un terzo della stesura mi è venuto di chiamarlo swing, cosa confermata dai miei due esperti. Ma intendi anche a livello cronologico di storia, cioè a un certo punto si torna a un evento del passato, poi si ritorna nel presente anche sotto questo aspetto o è tutto, tutto? Ti dirò, c'è un salto tra epoche e tra luoghi, però... è leggibilissimo, l'ha detto ieri sera il mio editore a un altro evento, quindi non lasciatevi depistare dal fatto che... Non è esattamente uno totalmente privo di interessi a dire cose del genere, essendo l'editore, però confermo, io l'ho letto in due serate e l'ospite misterioso lo sa benissimo. Cioè un libro con la surrogato non dura. Ma questo qui, questo qua, perdonami Laura, questo fammelo dire, anche se io mi spendo sempre poco sul contenuto del libro, questo... è, al di là della storia, che la storia è molto bella, ma è come è proprio come è scritto che è il suo motivo di interesse. Corboard, come direbbe Corboard, uno di New Orleans. Corboard. È vera, è sembra a tratti, è un complimento, da una che balla l'indie hop. Okay. Sembra, hai presente il treno? Che poi è la base, è la base dello swing, perché i primi che hanno creato le melodie swing lo facevano sulla base dei treni che prendevano per andare a lavorare. Lei ha una maniera di arrotolare le frasi, guardate che se dico arrotolare non sono ubriaca, stanca sì ma ubriaca non ancora. Quando dico arrotolate sto facendo il gesto delle virgole. Lei le arrotola, ci sono dei momenti in cui ti sembra... di indossare tu l'abito di raso, di essere tu a quella determinata festa, di essere lì tu su quella determinata terrazza con la tua amica anoressica che ti controlla, che ti sembra di essere lì, esatto. Perché lei ti fa entrare nel ritmo, nel ritmo. Sì. Non scelta brava. A caso, ovviamente, come... Grazie. Brava, brava, una scrittura che per me è stata una vera sorpresa, perché tu lo sai, Laura, tu sei qui e qui di solito ci stanno giallisti. Io ti aspetto perché so che sta arrivando il giallo, ma questo non lo è. Eppure sei qui ad honorem, al di là di un piccolissimo mistero che sei riuscita a seminare anche in questa narrazione così... Tre. Ah, vedi, ne hai beccato solo uno. Si possono sapere gli altri due, che così si mangia il fegato per non averlo, no! Per non averlo scoperto, no, prima. No, non glieli far dire. No, no, no. Meglio ancora, io ne ho visto uno, ma ce ne sono tre, quindi gli altri due sono ancora più misteriosi. Ma ecco, una domanda che faccio. C'è un richiamo. Tu hai detto che si rifà molto anche un po' alla tua esperienza, ai tuoi viaggi che hai fatto, giusto? Sì. Alcuni luoghi, quindi, sono... cioè frutto dei tuoi ricordi in cui sei stata, e sono stati per caso anche luoghi dove sei stata te, per caso li hai riconosciuti o... Non sono stata in tutti, diciamo dove hai ambientato questa storia. Diciamone qualcuno. Il nucleo della storia si svolge ad Antibes, Costa Azzurra, francese. A breve distanza da Nizza. Ok. Però ci sono ricostruzioni in flashback di storie, di personaggi importanti che sono riunite, questa volta c'è un'unità di luogo in due parti. La seconda parte raccoglie i flashback su Marsiglia, la terza parte non è un flashback ma comincia una storia che si svilupperà poi ed è in Spagna, che va dall'Andalusia a Oviedo al nord fino ad arrivare a un pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Caspita. Questi sono l'hai, i luoghi. L'hai fatto anche quello, il viaggio di... Un pezzo. Però lo voglio fare tutto. Poi ho due amiche che hanno fatto la Via Francigena. Quando mi guarisce il metatarso, quando ti rimetterai in marcia. Laura... come avrei potuto vedere dalle varie puntate, io c'è una domanda che faccio sempre ai nostri ospiti, ovvero
come nasce il tuo rapporto con la scrittura, il tuo rapporto d'amore con la scrittura. Vi verrà da ridere, ma nasce veramente attraverso il giallo. Ah! Cioè, i migliori amici dei miei, io sono milanese, mia figlia è milanese, i miei genitori, le mie nipotine, noi siamo radicati a Milano. Nipotine, due modelle, 1,80 m cada una, comunque le nipotine, va bene. I migliori amici dei miei abitavano a breve distanza, io stavo al Ticinese allora, e abitavano a breve distanza da noi, andavamo spesso a vedere a casa loro una trasmissione con Enzo Ferrari che era un giallo che non veniva concluso, era aperto e c'era un dibattito tra invitati, telespettatori invitati a costruire la soluzione e questo mi piaceva tantissimo. Contemporaneamente a casa loro c'erano due corridoi foderati di librerie dal pavimento al soffitto, grandi classici, libri fotografici, cinema. Io mi defilavo e rubavo uno dei gialli Mondadori. Il mio primo è stato C'è un cadavere in biblioteca, Agatha Christie, dura. E il secondo è stato Troppo bella per vivere. Ed erano due titoli affascinanti, due libri che leggevo di nascosto, li sottraevo, me li portavo a casa e alla prossima visita li rimettevo a posto. È prescritto. I signori proprietari della biblioteca sappiano che non potete procedere perché è tutto prescritto. Allora, noi purtroppo abbiamo il tiranno Cronos che ci sta rincorrendo. Però direi che l'ultima domanda gliela possiamo fare, visto che tu hai un po' anticipato prima. Quella. Quale sarà il tuo prossimo romanzo? Ti posso dire dove sarà? A New York. Quindi non si troverà qua. Inizio anni 2000. Quindi non si troverà qua. Ok. Sono quasi una spoiler di me stessa. Ah. New York è un quartiere in particolare o tutta la città? New York. Tutta. New York vuol dire tutte le razze del mondo che arrivano lì. Io scrivo solo storie incrociate, che scriva di viaggi, di bambini, racconti sulla follia, romanzo. Sono solo storie incrociate. Mi interessano le storie che la gente mi racconta quando viaggio e che poi si approfondiscono via via. Da lì nascono poi i famosi flashback, gli interessi, le curiosità. E quindi penso che anche quello sarà una storia incrociata. Scrivere per te un libro è qualcosa di molto personale, mi sembra di che c'è una... Assolutamente. Poi ti ho detto che qui ci sono tre sospesi molto forti. C'è una cosa che non si capisce, c'è un atto molto violento che non si capisce se sarà un omicidio o no. C'è la ricostruzione attraverso un vecchio ex voto di una storia di rapina che sfocia involontariamente in un fatto di sangue molto pesante e poi c'è anche un mistero e un nero, se vuoi me lo puoi confermare forse Alessia, dentro un rapporto tra donne. Ah, quella è la parte che a me è piaciuta di più. Cioè perché le donne qui sono molto protagoniste, ce ne sono cinque che conducono la storia, ma non sono idealizzate, sono personaggi non a una dimensione, sono piene di contraddizioni e c'è addirittura, diciamo, un mistero, un giallo, una tensione molto forte. È una scena anche pesante, cruda, non pesante affatto, leggerissima ma cruda, che viene svelata dopo e la protagonista, che ne avrà la vita pesantemente influenzata, non lo saprà mai, ma lo sapranno i lettori. Penso a te. I guardoni della situazione. Bello, mi piace questa, i guardoni della situazione. Allora, rioffriamo quella bellissima copertina al nostro pubblico. Piena di segnetti perché io vado a rileggere. Ma ti piace il paragone con Jacques Vetriano? Perché la coppia che danza, secondo me, lo richiama moltissimo. È stato il mio pittore preferito per anni. Sì. E poi
Guardate se non sembra Forte dei Marmi. È una storia della, della Costa Azzurra. Però questi pini marittimi, vabbè, potrebbe essere pochino, ovunque, sì. Ma perché chi viaggia è dappertutto. Ah sì. Posso leggerti la frasina, quella che si dedica a qualcuno, certo, con cui comincio il libro, che è: e tu dove hai la tua stella? In quale memoria trovi il tuo orientamento? Dove la tua sicurezza? A quale immagine di città ricorri quando vuoi sapere chi sei? Ed è Tiziano Terzani. E tu come ti rispondi a questa domanda? Io rispondo dicendo che io sono una nomade pervicace, anche se, e l'ho scritto recentemente, a volte i miei posti cambiano, però quelli laterali, quelli fissi rimangono. Ci sono Antibes, c'è New York, c'è La Habana, mm-hmm, e c'è sempre, sempre Milano. Bene. E dagli schermi di La Habana, New York e Antibes News, buona serata. Buona serata a tutti. Grazie, grazie mille a tutti e due. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo!